Già nel passato la presenza dello Stato era molto ampia, quella dei privati era solo al 6%, ma aveva un'influenza più rilevante della partecipazione stessa. Quindi la riduzione della presenza pubblica non significa rinuncia a un tono di una banca che resta nell'orbita del lire, e l'aumento della partecipazione dei privati è corrispondente alle trasformazioni dell'economia italiana. In più, è molto importante questa diffusione del titolo di Mediobanca nella grande platea dei risparmiatori per avere anche una forma di democrazia, di controllo sociale a sostegno di uno strumento che è molto importante e che poi in analogia con quanto è già avvenuto nei più importanti paesi europei. Mediobanca prima era una banca. Si tratta di affrontare ulteriormente una fase di riorganizzazione economica e produttiva del sistema italiano anche in vista della creazione di un grande mercato europeo nel 1992. Quindi si tratta di presentare sulla scena interna e internazionale una Mediobanca più equilibrata nei suoi rapporti azionari, che si muove comunque nell'orbita dell'IRI e che, raccogliendo il risparmio, dia il sostegno a una nuova fase di espansione e di sviluppo di un'economia mista come quella italiana, nella quale anche la parte imprenditoriale privata non è più rappresentata soltanto da poche grandi famiglie, ma da una platea più ampia anche qui. Il mese borsistico di ottobre si è concluso con un rialzo complessivo dell'11,1%,